trapiantato in Toscana, di raccontarci, di dare voce a proposito di niente, l'autobiografia di Woody Allen. Lo accompagneranno in questo racconto Salvatore Maltana al contrabbasso e Giovanni Sannapassino alla tromba. Buon ascolto. Quelle stronzate alla David Copperfield. Anche se in questo caso i miei genitori magari possono essere un soggetto più interessante e sottoscritto. Mio padre, per esempio, nato a Brooklyn quando era ancora tutta campagna, raccattapalle per i Brooklyn Dodgers, giocatore di biliardo, bookmaker. Un ebreo piccolo di statura, ma che non si faceva mettere i piedi in testa da nessuno e che sfoggiava camicie sgargianti e capelli imbrillantinati pettinati all'indietro. Non aveva frequentato le superiori e si era arruolato in marina a 16 anni. Tiratore scelto pluridecorato, gli piaceva sparare e andò in giro con una pistola fino al giorno in cui morì, con tutti i suoi capelli ancora in testa, anche se grigi, e 10 decimi di vista. Suo padre, che aveva fatto qualche soldo, lo aveva sempre viziato, preferendolo spudoratamente a quei mentecatti dei fratelli. Non uso la parola a caso. Da piccolo sua sorella mi sembrava una microcefala tipo Freaks, mentre suo fratello, un mollaccione pallido dall'aria degenerata, ciondolava per le strade di Flatbush vendendo giornali, finché si dissolse nel nulla. Così mio nonno dà i soldi al suo figlio preferito, il marinaio, per comprarsi una bella macchina con cui quello va a giro per l'Europa post-bellica. Quando torna a casa, il vecchio ha aggiunto qualche zero al suo conto in banca e fuma sigari la Corona. È l'unico ebreo che fa il rappresentante di una grossa ditta di caffè. Mio padre gli dà una mano e un giorno, mentre trascina dei sacchi, passa davanti a un tribunale da cui sta uscendo Kid Dropper, un noto gangster dell'epoca. Quando Kid sale su una macchina, un certo Louis Cohen gli spara dentro 4 colpi, il tutto davanti agli occhi di mio padre, il quale me lo raccontò varie volte, a mo' di favola della buonanotte, molto più divertente di quelle a base di leprotti e coniglietti. Bene, il contrabbasso, la tromba e io faccio il piffero. Possiamo dividere l'autobiografia di Woody Allen in 3 parti: la giovinezza a Brooklyn, la carriera artistica e infine la spietata guerra che gli fece Mia Farrow e i drammi che ne seguirono. Dovendo operare una scelta, abbiamo deciso di leggere solo brani dalla giovinezza, per vari motivi. Anzitutto, anche se lo scontro con la Farrow è sicuramente il cuore del libro ed è molto avvincente, questo è ricco di fatti e avvenimenti, nessuno dei quali può essere trascurato se si vuole raccontare veramente la storia come merita. E anche riassumendo varie parti, dovremmo tenervi qui almeno 2 ore. Inoltre, stasera vogliamo celebrare lo spirito e la comicità di Woody Allen e tralasciare i suoi drammi personali. Il motivo invece per cui salteremo la sua carriera è che questa scorre piuttosto liscia. Fin da subito Allen ha trovato gente che l'ha sostenuto e creduto in lui, comici che l'hanno voluto come battutista, agenti che l'hanno incoraggiato e in seguito produttori che lo hanno finanziato a scatola chiusa. Inoltre, pur essendo una star, faceva una vita piuttosto lontana dai riflettori e non ci sono molti aneddoti piccanti, anzi non ce ne sono proprio. Pensate che veniva spesso invitato alla Playboy Mansion e lui ci andava, ma non ci ha mai provato con nessuna coniglietta. Detto ciò, proseguiamo. Purtroppo, prima che nascessi, il padre di mio padre, in preda all'euforia, investì sempre di più a Wall Street. E potete immaginare come andò a finire. Un famigerato giovedì, il mercato azionario fece patatrac e mio nonno fu ridotto all'istante nella povertà più nera. Mio padre, dovendo improvvisamente occuparsi del proprio fabbisogno calorico, si ingegna. Fa il tassista, gestisce una sala da biliardo, scuce quattrini a qualche pollo e fa l'allibratore. D'estate se ne va a Saratoga per gestire gli equivoci interessi ippici di Albert Anastasia. Albert Anastasia era uno dei più feroci gangster dell'epoca, il fondatore dell'anonima omicidi. Da lì un'altra serie di favole della buonanotte. Quanto gli piaceva quella vita? Abiti eleganti, soldi in tasca, belle donne. E un bel giorno incontra mia madre. Come abbia potuto mettersi insieme a Nettie è un mistero pari a quello dei buchi neri. 2 persone che non c'entravano niente l'una con l'altra.
non c'era nulla su cui andassero d'accordo, a parte Hitler e le mie pagelle. Eppure, malgrado i massacri verbali, rimasero sposati per 70 anni. Giusto per farsi dispetto, immagino. Ciò nonostante, sono sicuro che a loro modo si amassero, in un modo forse noto solo ad alcune tribù di cacciatori di teste dell'Amazzonia. Senza che ci fosse un motivo particolare. Dopotutto ero circondato da un parentado affettuoso che era sempre stato gentile, ma era come se ci fosse in me qualcosa di abietto. Nel frattempo me ne stavo da solo con le mie monete e le mie carte, imparando a manipolare il mazzo, a fingere di mescolarlo e di tagliarlo, a distribuire le carte dal basso e a nasconderle fra le mani. Chiaro come un essere abietto come me abbia capito in fretta che se potevo estrarre un coniglio dal cilindro, potevo anche barare a poker. Avendo ereditato da mio padre i geni della fraudolenza, presto mi trovai a spennare polli, distribuire le carte che volevo io e intascare le paghette di tutti i miei coetanei. Questo non tutti se lo sarebbero aspettato dal giovane Woody Allen, vero? E le sorprese continuano. L'unico libro che mi accompagnò nella mia crescita fu Le Gang di New York di Herbert Ashbury, che apparteneva a mio padre. Mi trasmise il fascino dei criminali e delle loro imprese. I nomi dei gangster mi erano familiari come quelli degli sportivi lo erano per i ragazzi della mia età. Non che non conoscessi i nomi dei giocatori di baseball, ma Jeep the Blood, Greasy Tam J. Guzik e TikTok Tannenbaum erano un'altra cosa. E conoscevo anche le stelle del cinema, grazie a mia cugina Rita, che tappezzava le pareti di camera sua con le foto a colori di Model Screen. Ma oltre a Bogart e Betty Grable e al nome del lanciatore del Cincinnati con il maggior numero di no-hitters, sapevo perché il killer Abe Reels era stato soprannominato il canarino che cantava ma non sapeva volare e perché l'arma preferita di Pittsburgh Phil Strauss era un punteruolo da ghiaccio. A parte le gang di New York, la mia biblioteca consisteva solo di fumetti e non lessi nient'altro fino a 16 o 17 anni. I miei eroi letterari non erano Julien Sorel, Raskolnikov o Jean Valjean, erano Batman, Superman, Flash Gordon, Namor e Hawkman, oltre a Paperino e Bugs Bunny. Mi piacevano i fumetti, per quanto elementare fosse la loro prosa, e quando più tardi iniziarono a Shakespeare, me lo inflissero in modo tale da desiderare di non udire più per il resto della vita espressioni come meco indulgenti e lacrime generose. In ogni caso, cominciai a leggere solo alla fine delle superiori, quando avevo gli ormoni in subbuglio e iniziavo a notare le ragazze con i capelli lunghi e lisci, niente rossetto e poco trucco, che andavano in giro con maglioni a dolce vita neri, gonne e collane dello stesso colore e grosse borse di pelle, brandendo copie della Metamorfosi di Kafka con annotazioni ai margini tipo «Sono d'accordo» o «Vedi Kierkegaard». Per quanto potesse essere irrazionale, erano loro a conquistare il mio cuore e la mia carne. E quando chiedevo se volevano andare al cinema o a vedere una partita di baseball e mi sentivo rispondere che preferivano ascoltare Segovia o vedere una cosa di Ionesco off Broadway, dopo un silenzio imbarazzante replicavo «Possiamo risentirci domani?» e mi precipitavo a cercare chi fossero Segovia e Ionesco. Va detto che queste signorine non aspettavano con ansia il nuovo numero di Capitan America e neanche il nuovo Mickey Spillane, l'unico poeta che fossi in grado di citare. Mickey Spillane era il maestro del romanzo Arboiled, creatore del superduro Mike Hammer. Non serve che mi dilunghi su Mike Hammer, perché tra poco conoscerete la sua controparte nel mondo di Woody Allen, Kaiser Lubowitz. Quando alla fine ce la feci a uscire con una di queste piccole incantevoli bohemienne, fu un'esperienza scioccante per entrambi. Per lei, perché dopo qualche minuto aveva capito di essere stata incastrata da un ignorante che sembrava non avere mai letto Daedalus, ritratto dell'artista da giovane. E per me, perché mi rendevo conto di essere una capra. E se mai speravo di baciare quelle labbra prive di rossetto o di vedere quella ragazza un'altra volta, dovevo immergermi in qualcosa di più sostanzioso di un bacio e una pistola. Non potevo cavarmela con aneddoti su Lucky Luciano o sulle star del baseball. Dovevo darmi un'infarinata di Balzac, Tolstoy e Eliot,
in modo da reggere la conversazione e non dover improvvisamente accompagnare a casa la ragazza in questione dopo che mi aveva detto di essere stata colpita da un attacco di febbre gialla. Ma queste debacle erano ancora a venire. Adesso che vi siete fatti un'idea dei miei genitori, tornerò indietro e mi deciderò a nascere, così che il racconto possa davvero partire. Mia madre mi partorì in un ospedale del Bronx, anche se abitava a Brooklyn. Non chiedetemi perché fece tutta quella strada. Forse l'ospedale dava i pasti gratis. Comunque, non tornò subito a casa. Di fatto in quell'ospedale rischiò di lasciarci le penne. Per qualche settimana fu più di là che di qua, ma a suo dire le flebo fecero miracoli. Per fortuna. Se mi avesse tirato su solo mio padre, a quest'ora avrei una fedina penale lunga come la Torah. Invece, con due genitori amorevoli, sono venuto su sorprendentemente nevrotico. Non chiedetemi il perché. Ero il centro dell'attenzione delle cinque sorelle di mia madre, il cocco di quelle dolci in piccione, sempre in fibrillazione per l'unico nipote maschio. Avevo sempre di che mangiare e di che vestirmi, e non mi beccai malattie gravi come la poliomielite, che all'epoca imperversava. Ero sano, ben voluto, atletico, ero sempre il primo a essere scelto quando si facevano le squadre. Sapevo correre e lanciare la palla, eppure, non si sa come, sono riuscito a diventare un nevrotico pieno di fobie e dalla vita emotiva disastrata, sempre sul punto di perdere l'autocontrollo. Un misantropo solitario e claustrofobico, inacidito, impeccabilmente pessimista. Alcuni vedono il bicchiere mezzo vuoto, altri lo vedono mezzo pieno. Io ho sempre visto la bara mezza piena. Mia madre ha sempre detto che ero un bambino dolce e gioioso fino a 5 anni. Dopodiché sono diventato un ragazzino sgradevole, musone e marcio dentro. Eppure non ci sono stati traumi nella mia vita. Non è successo niente per trasformarmi da bimbo lentiginoso e sorridente a giovinastro eternamente insoddisfatto. La mia ipotesi è che all'età di 5 anni o giù di lì divenni consapevole del concetto di mortalità. E pensai che non era mica nei patti. Qualcuno mi ha avvertito che non era previsto e fossi eterno. Se non vi spiace, rivoglio indietro i soldi. Crescendo, mi divenne più chiara non solo la finitudine dell'esistenza, ma anche la sua assenza di senso. E incocciai contro la stessa domanda che angustiava il noto principe danese. Perché soffrire oltraggi di fortuna, sassi e dardi, quando basta che mi bagni il naso e lo metta nella presa della corrente per non avere più a che fare con angoscia, crepacuore e il pollo lesso di mia madre? Per quanto ci lamentiamo, insistiamo, a volte in modo del tutto persuasivo, che la vita è un incubo di lacrime e di sofferenza, se uno entrasse improvvisamente nella nostra stanza con un coltello e intenzioni omicide, reagiremmo subito. Useremmo tutta la nostra energia per lottare e sopravvivere, nel mio caso per scappare. E tutto ciò, ripeto, non è che una caratteristica delle molecole di cui siamo fatti. A questo punto, probabilmente avrete capito che non solo non sono un intellettuale, ma anche che sono una persona da cui ai parti è meglio stare alla larga. Tra parentesi, è sorprendente quanto spesso io sia etichettato come intellettuale. È vero quanto è vero che esiste il mostro di Loch Ness, dal momento che non ho un solo neurone intellettuale nel cervello. Incolto e per nulla interessato allo studio, sono cresciuto con tutte le premesse per diventare un puzzurro che se ne sta in poltrona davanti alla televisione. Birra in mano, partita di football ad alto volume e paginoni di Playboy attaccati con lo scotch alla parete. Posso sfoggiare giacche di tweed come professore di Oxford, ma dentro sono un barbaro. Non ho né intuizioni geniali, né pensieri elevati. Non capisco la maggior parte delle poesie più complesse della Vispa Teresa. Certo, porto un paio di occhiali con la montatura nera e suppongo che siano loro a tenere viva questa leggenda. In combinazione con il talento di appropriarmi di citazioni di testi eruditi che vanno al di là della mia comprensione, ma che possono essere usati nel mio lavoro per dare l'ingannevole impressione di essere più colto di quanto non sia. Se il giovane Woody Allen non amava i libri, di certo invece amava il cinema. Sua cugina Rita, di 3 anni più grande, ce lo accompagnava quasi tutti i pomeriggi. Ma, siccome ha già detto, apprezzava Bogart e Kennedy, i suoi film favoriti erano altri e sono responsabili anche di un altro grande amore scoppiato in gioventù, quello per Manhattan.
Champagne Comedies, come Cena alle 8 o Mancia Competente di Lubitsch. Mi piacevano le storie che si svolgevano in attici, dove dall'ascensore si entrava direttamente nell'appartamento. I tappi volavano, e uomini raffinati che pronunciavano dialoghi spiritosi flirtavano con donne bellissime che giravano per casa con vestiti che oggi si userebbero per un matrimonio a Buckingham Palace. Appena entrati, gli ospiti si dirigevano quasi sempre verso un mobile bar e si versavano da bere da bottiglie di cristallo. Tutti bevevano in continuazione e nessuno vomitava. Nessuno aveva il cancro e i tubi non perdevano. I tubi non perdevano. Qui si riferisce chiaramente agli appartamenti di Brooklyn. Tuttavia, molto tempo dopo, quando poté permetterselo, Woody Allen comprò uno di questi attici e scoprì qualcosa che non veniva mai mostrato nei film. Ci piove dentro. E non importa quante volte si rifà la guaina del tetto, non importa quanti bravi ingegneri operai tentano di rimediare, ci piove e ci continua a piovere. E non ci piove poco. Ci vogliono i secchi. Secchi che non comparivano mai nei film di Lubitsch. E poi c'era Mobop, per cui avevo una passione smodata. Non perdevo mai un suo film o una sua trasmissione radiofonica. Adoravo la radio. Un altro godimento era quando potevo stare a casa ad ascoltarla. E questo avveniva in due casi, se ero malato o se facevo finta di esserlo. Fare finta era difficile. Se non avevo la febbre dovevo andare a scuola e, dato che mia madre stava lì a controllare dopo avermi ficcato il termometro in bocca, era quasi impossibile trovare un calorifero o una lampadina per far salire la colonnina del mercurio senza farsi beccare. Ma il piacere di stare a casa malato, nel mio letto, con la radio accanto. Si iniziava con The Breakfast Club, poi c'erano Ellen Trent, Lancel Sardis e Winfrey Day. Nel tardo pomeriggio arrivavano Tom Mix e Captain Midnight, e più tardi The Answer Man e The Long Ranger. Ero onnivoro, ma il medico di famiglia mi proibì di ascoltare Inner Sanctum e qualunque programma ritenuto troppo terrificante. Inoltre il dottor Cohen consigliò a mia madre di non farmi vedere alcun film con Dracula o Frankenstein, perché nervoso com'ero avrei avuto gli incubi. Mia madre ricavava tutte le sue nozioni di puericultura da questo medico di quartiere che mi auscultava il cuore con lo stetoscopio, mi prescriveva Cocillana e Cerotti di Senape, ascoltava i racconti materni sulle mie malefatte, mi psicanalizzava e tutto a domicilio per un paio di dollari. Mia madre ascoltava le sue diagnosi come se fosse stato Avicenna. Chiedeva sempre consigli relativi alla salute, sia fisica sia mentale, a chiunque avesse un seppur vago legame con il mondo della medicina. Spesso si rivolgeva al dentista sopra il panettiere, e non solo per questioni relative a molari o gengive. E poi c'era il farmacista. Sapevi leggere una ricetta e vendevi cerotti per calli? Mia madre ti avrebbe lasciato fare un'operazione al cervello. E così mi piaceva essere malato e stare a letto a godermi radio, fumetti e brodo di pollo. Devo specificare che la gioia di ritrovarmi con 38 di febbre dipendeva anche dal fatto che, come ho già detto, odiavo, aborrivo e detestavo la scuola. Ero seduto nel mio ufficio a lucidare la mia Calibur 38. Mi piace fare l'investigatore privato, e anche se ogni tanto qualcuno mi massaggia le gengive con un crick, il dolce profumo dei verdoni mi convince che ne vale la pena. Per non parlare poi delle pupe, una mia esigenza accessoria che antepongo solo a respirare. Per questo, quando la porta del mio ufficio si spalancò ed entrò Heather Butkus, che disse di essere una modella per nudi, le mie ghiandole salivari granarono la quarta. Indossava una minigonna e un golfino aderente, e il suo corpo descriveva una serie di saliscendi da far venire l'infarto a un bue tibetano. Mi chiese di trovarle Dio, intendo lui, il creatore fondamentale, la causa prima, l'onnipresente, Mr. Big in persona.
Un caso è una cliente interessante. Tuttavia qualcosa non mi quadrava e sotto il fuoco delle mie domande Heather Butkiss si rivelò essere in realtà Claire Rosenzweig, studentessa di filosofia al Vassar. Voleva prendere un buon voto a storia della religione occidentale. Ci mettemmo d'accordo per $100 al giorno, spese e cenetta due incluse. Feci la mia prima visita alla sala da biliardo di Danny. Il padrone del locale era un ometto viscido che non mi piaceva. Chicago Phil è qui? Chi lo vuole? Lo afferrai per il bavero, stringendo contemporaneamente un pezzetto di pelle. Kaiser Lupowitz. E allora impiastro? Sta nel retro. Chicago Phil, falsario, pistolatore, mal visto dai cassieri di banca e dichiaratamente ateo. E il tizio in questione non esiste, Kaiser. Non c'è nessun Mr. Big. È l'oppio dei popoli. Una turlupinatura. È un sindacato. È internazionale, ma non c'è un capo effettivo. A eccezione, forse, del Papa. Voglio incontrare il Papa. E si può vedere di combinare. Ti dice niente il nome Clay Rosenzweig? No. Heather Butkiss? Oh, aspetta, sì, è quella bionda con due tette che levati che sta a Radcliffe. Radcliffe? A me ha detto Vassar. A me, ha mentito. Insegna letteratura a Radcliffe e per un po' di tempo è stata insieme con un filosofo. Panteista? No, empirista logico. Un brutto tipo, uno di quelli che rifiutano sistematicamente Hegel e tutto il materialismo dialettico. Uno di quelli, eh? Già. Faceva il batterista in un trio di jazz, poi si diede al positivismo logico. Quando non suonava, si dilettava di pragmatismo. L'ultima cosa che ho sentito su di lui è che aveva fregato un sacco di soldi per frequentare un corso su Schopenhauer. La mafia sarebbe ben lieta di mettergli le mani addosso. Su di lui e sui suoi libri di testo. Grazie, figlio. Ma di cosa, Kaiser? Non c'è nessuno lassù, c'è il nulla. Ma pensi che potrei essere come sono e fare tutte le brutte cose che faccio se per un attimo intravedessi un senso autentico dell'essere? Niente è eterno. È tutto una assenza di significato. Mi feci una birra da O'Rourke, cercando di ricapitolare il tutto, senza però riuscire a trovare un nesso. Socrate si suicidò, o così dissero di lui. Cristo fu ucciso, Nietzsche diede numeri. Se davvero c'era qualcuno lassù, era chiaro come l'oro che non voleva che si sapesse. E perché la mia cliente aveva mentito riguardo al Vassar? Seguì una giornata di indagini poco fruttuose. E la sera andai a cena con Claire. 10 minuti dopo avevo pagato il conto ed eravamo sotto le lenzuola. I nostri corpi nudi erano ancora avvinghiati quando squillò il telefono e lei rispose. È per te. La voce all'altro capo del filo era del sergente Reed della squadra omicidi. Stai ancora cercando Dio? Già. Un essere onnipotente, creatore dell'universo, principio primo di tutte le cose? Esatto. Un tizio che corrisponde alla descrizione è appena stato portato all'obitorio. Meglio che tu venga subito qui, Kaiser. Era proprio lui. E l'avevano conciato parecchio male. Nessun indizio? È opera di un esistenzialista, siamo sicuri di questo. Come fai a dirlo? Perché è un lavoro da principiante, nessuna tecnica, solo impulso. Un delitto passionale. Già. E questo significa che sei iniziato, Kaiser. Perché io? Tutti in centrale conoscono le tue tendenze filosofiche. Questo non fa di me un assassino. Non ancora, ma sei indiziato. Fuori in strada, respirai a pieni polmoni, cercando di schiarirmi la mente. Presi un taxi e mi recai a Newark, al ristorante italiano Giordino. Là, a un tavolo nascosto, stava Sua Santità.
Era il Papa, certo. Seduto con due ceffi che avevo visto varie volte sulle pedane di riconoscimento della polizia. Mi squadrò al di sopra delle sue fettuccine. Sedete. Che un po' di fettuccine. No, grazie Ponti. Ma voi fate pure. Insalata, niente. Ho appena mangiato. Come voi. Ma qui fanno un condimento a Rockford che è una favola. Non come al Vaticano, dove non si può mangiare decentemente. Verrò subito al punto, Ponti. Sto cercando Dio. E mo capiti che ha persona giusta. Allora esiste. Tutti trovarono la cosa molto divertente e risero. Il ceffo alla mia destra disse: oh, questa è bella. L'intelligentone qui vuol sapere se lui esiste. Mi misi più comodo con la sedia, appoggiando la gamba sul mignolo del suo piede. Scusa. Fumava dalle orecchie. Certo che lui esiste, ma io so solo che può comunicare con lui. Quello che dico io va bene. E perché proprio voi? Perché tenga veste bianca. Quest'abito, non lo disprezza. Io tutte le mattine mi indosso quest'abito e mi sento un papa. Che mi vedi andare in giro con blue jeans. E la veste che conta. Allora è tutto fu. Non c'è Dio. Lo so, ma ha importanza. Sono quattrini che contano, ciccio. Vi dice nulla il nome Clay Rosenzweig? Certo, sta al dipartimento di fisica da Northwestern. Fisica, avete detto? Grazie. E di che? Della risposta, Ponte. Della risposta. Mi precipitai in ufficio a consultare l'archivio. Poi misi insieme i pezzi del puzzle e finalmente combaciarono. Era stata lei, Clay Rosenzweig, alias Heather Backis, alias la dottoressa Ellen Sheffer, cattedra di fisica alla Northwestern. Si è presa una cotta per un musicista che sta nella filosofia fino al collo. Un paio di notti a nanna e le è sembrato amore. Ma poi qualcosa si è intromesso fra loro. Dio. Perché lui, il filosofo, crede o vuole credere. Ma lei, con la sua piccola fredda mente scientifica, aveva bisogno di conoscere, di certezze. Dio esiste, Dio non esiste, né dubbio l'ha accoppato. Beh, non è la prima volta che trovo una pupa come si deve e mi tocca spedirla sulla sedia. Maledizione. È già la terza questo mese. Fingere interesse per me, malgrado le mie spacconate degne di Rhett Butler. Andiamo a teatro e veniamo accompagnati al palco, che è nel secondo ordine, all'estrema destra, proprio sopra il palcoscenico. Tipo quello in cui fu assassinato Lincoln, solo che è disposto in modo molto meno felice e metà palcoscenico è invisibile. È la prima volta che vado a Broadway e vedo solo metà palcoscenico. Quando il bagarino aveva parlato di palchi, avevo pensato allo Yankee Stadium, dove dai palchi si vede benissimo. Comunque, vediamo la commedia e Rochelle la prende bene. Non si lamenta, ma quando usciamo non vuole andare a bere niente ed è colpita da una malattia improvvisa e misteriosa. Non ricordo, forse un attacco di batteri mangiacarne. Quando arriviamo a casa sua, sulla soglia c'è il fratello, da lei avvisato telefonicamente che gli impedisce qualunque forma di avance. Chissà, forse era lui che voleva il bacio della buonanotte. Thank you.
Giovanni Sanna Passino. Il libro è disponibile per chi volesse approfondire laggiù al banco. A proposito di niente di Woody Allen. Grazie ancora a tutti. Oh, okay.